è uno strumento davvero innovativo perché permette di selezionare i cittadini in base a una stratificazione randomica, infatti si chiama democrazia aleatoria, e proprio il fatto che siano a caso, selezionati a caso, è la parte fondamentale, perché vuol dire che tutti i livelli, età, sesso, religione, abitazione, ricchezza, ruolo sociale, eccetera, sono rappresentati.